Vegetarianesimo, veganesimo, fa bene, fa male, un tema molto interessante in questo periodo storico. Siamo qui con il dottor Vasco Merciadri, medico chirurgo, e con sua figlia Elena, perché sua figlia Elena è nata vegetariana, è cresciuta all'interno di questa scelta, quindi è anche interessante vedere se è possibile, come è possibile. Sei nata, nasci, apri gli occhi e sei vegetariana. Raccontaci questa cosa. Sono cresciuta in una famiglia dove nessuno consumava carne, quindi mi sono abituata subito all'alimentazione vegetariana e mangiare tante verdure e frutta è stata la normalità per me. Crescendo mi sono accorta che non tutti nel mondo erano vegetariani come nella mia famiglia e appunto mi sono resa conto che le altre famiglie invece consumavano la carne. C'è stato un breve periodo in quale mi sono fatta due domande, mi sono detta perché io no e perché invece gli altri sì, ma sono contenta, diciamo, di aver avuto questo momento di riflessione perché mi ha aiutato a capire meglio le motivazioni della mia famiglia e nel voler crescere proprio tre figli vegetariani. E non mi sono mai sentita particolarmente esclusa o diversa e semplicemente dovevo fare attenzione a quali alimenti potevo mangiare e quali invece no. E com'è stato crescere tre figli vegetariani? Ma per me è stato abbastanza naturale, per il fatto che era una scelta già insita, diciamo, nella mia filosofia, nel mio modo di vivere, di me, mia e di mia moglie. Poi, essendo medico, essendo incuriosito da tantissimi anni, subito dopo la laurea, di un tipo di alimentazione diverso, ho cominciato ad approfondire anche gli aspetti proprio fisiologici dell'alimentazione umana e ho visto che quella era la scelta più giusta. Del resto, visto sia nella famiglia mia, sia nei figli e anche in figli di altri amici, eccetera, che effettivamente la situazione va bene, insomma, non si creano malattie, sono bambini sani, sono bambini svegli, sono bambini intelligenti, quindi penso che sia la scelta migliore che non possa fare per un figlio. Com'è nato il carnivorismo? Perché prima di questa intervista ci siamo intrattenuti, lei mi stava spiegando che il carnivorismo nasce nell'essere umano in un modo molto particolare che non tutti sanno. Per esempio, io mi interesso l'argomento da qualche anno, eppure non avevo mai sentito queste cose. Sono argomenti, sono teorie abbastanza interessanti, fatte soprattutto dal professor Hahn e professor Gillis, che sono tedeschi, e sono studi legati poi agli studi antropologici dell'origine dell'uomo. Tutti gli ominidi, come ora si chiamano le scimmie antropomorfe, cioè gorilla, gibbone, orango, scimpanzé, eccetera, in natura sono tutti vegani, nemmeno vegetariani. Sono assolutamente vegani, mangiano foglie, frutta, bacche, eccetera. E questo è stato anche l'uomo all'inizio, per milioni di anni. All'inizio l'uomo era un raccoglitore, come sono loro, però l'uomo, diciamo, una scimmia leggermente diversa, perché un ominide, una scimmia, scusate se uso questo termine, però il 99% del nostro DNA quasi è uguale a quello dello scimpanzé e del gorilla. Non pensiamo di essere chissà quali angeli divini del paradiso completamente staccati dalla natura. E quest'uomo che viveva, questo ominide che viveva nella savana, ha preso poi l'andatura bipede proprio completa, mentre invece, per esempio, i nostri cugini più vicini viaggiano appoggiando le nocche per terra. Noi ci siamo sviluppati in queste savane dove ovviamente c'è l'erba e soprattutto si è avuto, diciamo, questa ominazione, cioè lo sviluppo dell'uomo quando sono iniziati determinati periodi di siccità, soprattutto nell'attuale Africa dell'Est, cioè Kenya, Uganda, Tanzania, dove attualmente ci sono questi paesi. E l'uomo in questo periodo, diciamo, questi nostri predecessori dormivano sugli alberi, cioè lungo i fiumi, lungo i torrenti si fermavano le cosiddette foreste a galleria perché c'era più umido, mentre invece lontano dai torrenti c'era la savana. L'uomo scendeva nella savana, si nutriva di determinate bacche, determinate frutta e poi ritornava molto rapidamente sull'albero prima che se ne nutrisse il leopardo o il leone o altre fiere. Quella è stata un po' la nostra storia per qualche milione di anni. L'uomo dormiva sull'albero, infatti abbiamo anche determinate caratteristiche, riuscivamo questo arrampicarci abbastanza bene. Abbiamo le zampe anteriori prensili, col pollice opponibile a differenza di tantissimi altri animali, perché poi si coglievano la frutta.
E gli ominidi, a differenza diciamo di altri animali, non mangiano direttamente con la bocca, che tra l'altro è abbastanza piccola, bensì si portano alla bocca gli alimenti con le mani. E hanno anche una dentatura particolare, per cui si ha un notevole sviluppo degli incisivi, il dente canino è ridotto e si ha la presenza dei denti premolari e molari, che non si trovano nel carnivoro, perché il carnivoro ha un dente ferino che serve per tranciare le carni. Il dente è molare, come dice il termine stesso, è come la mola del mulino, una macina, che praticamente tritura bacche, semi, foglie e frutta. Quello più o meno diciamo è stato il nostro inizio dell'alimentazione. E per questo è andato avanti per parecchio tempo, fino a quando non sono cominciato a cambiare determinate caratteristiche ambientali e è cominciato a cambiare il clima, si sono avute le prime glaciazioni e l'uomo è stato costretto un po' a diffondersi oltre questa zona, cioè la zona dell'attuale Africa orientale, della Rift Valley, cioè la valle tettonica che è nella parte orientale dell'Africa. E da un lato è iniziato diciamo, un periodo successivo, che è il periodo dell'ammasso, in cui l'uomo ammassava determinate semi, determinate bacche, che ovviamente erano resistenti, non marcivano, erano resistenti si potevano mantenere per un certo periodo di tempo mettendolo in tronchi d'albero o in sottoroccio, nelle grotte, eccetera. E questo più o meno è stato lo sviluppo dell'uomo, fino a che poi si è reso conto che i semi che magari metteva da parte, che veniva a contatto col terreno, germinavano e davano origine a delle piantine. E questo è abbastanza recente, perché è avvenuto circa 10-12 mila anni fa, soprattutto in Asia Minore, a Giarno, dove si trovavano dei cereali abbastanza interessanti, che sono il monococco e il corazan, che notoriamente è conosciuto come kamut, che sono stati un pochino alla base come cereali della nostra alimentazione. Mentre invece nel frattempo l'uomo ha continuato a nutrirsi soprattutto di frutta, e le frutta di cui si nutrivano sono soprattutto le frutta della famiglia delle rosacee. Le rosacee intendo quel gruppo di piante, quella famiglia a cui appartengono anche le rose, che ha preso il nome dalle rose, però non è che mangiamo direttamente le rose, però mangiamo pesca, albicocche, susine, ciliegie, pere e mele, che appartengono proprio a questo tipo di piante, a questo tipo di vegetali, che tra l'altro in zona tropicale maturano tutto l'anno, per cui ho una bellissima esperienza, peccato che non ho le foto, di una pianta di pesco che aveva fiori e frutta, acerbe e pesche mature, incredibile, proprio in Tanzania. E quindi l'uomo praticamente si nutriva tutto l'anno diciamo di questi alimenti, addirittura si parla di coevoluzione negli ultimi milioni di anni dell'uomo e delle rosacee, che sono le piante dal punto di vista evolutivo più recente, come e gli ominidi, e sono i più recenti dal punto di vista dello sviluppo degli esseri animali. Una cosa fra l'altro è accaduta: a differenza degli animali che ci sono vicini, l'uomo si è fatta una domanda, che è una domanda che ci facciamo sempre tutti noi ancora oggi. Io la chiamo la domanda ontologica fondamentale. Tutti ci chiediamo a un certo punto della nostra vita: ma io chi sono? Ma qui cosa sto facendo? Di dove vengo e soprattutto dove vado e perché un giorno devo morire. Ora, la morte lo conoscono anche gli animali, lo conoscono anche altri ominidi, lo conoscono le scimmie più evolute, però non hanno questa visione completa. E questo diciamo fa piombare l'uomo in una crisi profonda, che ci esce attraverso prima lo sviluppo delle proprie religioni, soprattutto l'animismo, in cui l'uomo comincia a vedere queste forze della natura intorno a lui, la siccità, la pioggia, il sole, la luna, il caldo, il freddo, eccetera, e che cerca in qualche modo di ingraziarseli. E subito dopo si forma una corrente importante dell'animismo, che è lo sciamanesimo. Cioè lo sciamano è quello che si pone come ponte tra l'uomo, fra il gruppo umano e la natura. La parola colui che fa il ponte, la parola pontefice è usata ancora oggi, proprio in senso religioso, in una valutazione ben più ampia, però vediamo come certi termini hanno origini veramente antichissime. E è il momento in cui, tra le altre cose, lo sciamano, che spesso magari o per motivi di salute, perché soffre di epilessia temporale, che è un tipo particolare di epilessia, che cessi di comprendere qual è il tuo limite del tuo corpo, in qualche modo te lo senti allargato e quindi ti senti parte del tutto, o altrimenti ricercando queste sensazioni attraverso l'utilizzo di piante allucinogene, soprattutto lo psilocibe, che è un fungo allucinogeno,
succede che questo tende, diciamo, a inglobare questa realtà, tende a far fondere l'uomo col suo ambiente, con la sua natura, e dare una visione, un respiro universale all'essere umano stesso. Però nel contempo cerca di acquisire anche le energie del mondo in cui si trova. Le energie del mondo in cui si trova spesso sono energie animali o anche umane. Quindi le energie animali sono come se ne nutriva l'uomo, mangiando l'animale. Quindi io mangio il leone perché ha il cuore di leone è forte, il fegato del toro perché è coraggioso, eccetera. E lo stesso, per lo stesso motivo, è nato contemporaneamente sia la necrofagia, cioè il mangiare i propri morti, perché mangiando i propri morti io perpetuo in qualche modo certe caratteristiche, una certa saggezza dei nostri ancestri, e nello stesso tempo anche il cannibalismo, nel senso che magari venivano uccisi magari determinate persone notabili o determinati guerrieri del clan più vicino, io me ne nutrivo, così prendevo la loro energia. E questo è stato l'inizio, diciamo, magico del consumo di prodotti che non rientravano nei prodotti semplicemente vegetali, come invece hanno continuato a fare tutti i nostri cugini, gorilla, scimpanzé, orango, eccetera. È il momento, diciamo, in cui ha cominciato a svilupparsi un aspetto particolare che è anche l'arte, attraverso soprattutto quelle pitture bellissime rupestri che si ritrovano a Lascaux in Francia, Altamira in Spagna e anche in Italia in certe zone, e nel Tassili in Algeria, eccetera, dove venivano dipinte queste scene di caccia o degli animali, perché in un'epoca ancora non razionale dipingere la caccia significava che poi la caccia avrebbe avuto un buon esito, e quindi in questo caso qui sarei riuscito poi ad uccidere l'animale e potermene nutrire. Questo al servizio di tutta il gruppo, di tutto il clan. E per questo diciamo che queste grotte sono dipinte, ma non subito all'ingresso, molto in profondità, che soltanto questi sciamani iniziati, tra virgolette, si potevano recare, perché gli altri magari si sarebbero perduti, non avrebbero saputo esattamente in quale zona della grotta recarsi. Comunque sia, è evidente che per sviluppare una religiosità che mi porta a mangiare la carne ho bisogno di una tecnologia, che la deve avere sviluppato prima. Perché tante volte si sente dire l'uomo è diventato cacciatore perché ha sviluppato la tecnologia. No, è l'opposto, perché io prima di cacciare devo conoscere le lance, le frecce, le spade, i coltelli, l'uso del fuoco, perché l'uso di conoscere i recipienti, perché altrimenti io non sono in grado di nutrirmi di carne. Perché per la carne, come avevo accennato prima, servono i denti felini, quindi serve una masticazione che è completamente diversa dalla nostra. Quindi noi possiamo mangiare la carne soltanto se cotta e speziata, perché è un sapore che è ripugnante per l'uomo, ovviamente non per il carnivoro, mentre l'uomo è più portato verso i sapori dolci, i sapori amari, che sono questi sapori che si trovano nell'ambito vegetale. Comunque sia, al momento dell'Unità d'Italia il consumo pro capite annuo di carne era di chilogrammi 3, primo rilevamento Istat, mentre ora siamo a 97 kg, grazie alla rivoluzione industriale e a tantissime altre cose, che in senz'altro, diciamo, è stata utile perché ha superato le malattie infettive infantili, e negli ultimi due secoli sono state riconosciute tutte le malattie infettive, quindi sono state costruite le fognature, non si mescano più le acque potabili con le acque nere, e questo è quello che ha portato poi a una crescita notevole anche della vita media delle persone. Però nel frattempo la situazione sta peggiorando, perché dagli ultimi rilevamenti Eurostat la popolazione italiana è una di quelle che sta peggiorando più rapidamente in Europa, proprio per l'aumento del consumo di grassi e proteine animali, per cui una persona che mediamente arrivava prima in buona salute, prendendo pochi farmaci o addirittura senza malattie croniche all'età di 70 anni, ora a 60 anni oltre il 90% delle persone hanno meno malattie croniche. E ci si trova di fronte a problemi veramente gravi, quindi da un lato abbiamo la sindrome metabolica, diabete, obesità e ipertensione, pensiamo a popolazioni come quella americana o nord europea. Abbiamo un aumento di tumori. In Italia nel 1861-62 c'era un tumore ogni 600 persone, ora siamo ogni 2, ma non solo in Italia, in tutti i paesi occidentali cosiddetti, fra virgolette. E purtroppo la stanno aumentando anche in altri paesi come la Cina e il Giappone, che fino ad ora erano stati abbastanza più contenuti nell'utilizzo di certi alimenti, perché nella Cina rurale il consumo pro capitano di carne era di pochi chili. E infatti, per esempio, l'incidenza di tumore alla mammella era 25.000 volte inferiore rispetto a quello che è attualmente da noi. Soltanto che i cattivi esempi sono i primi che vengono presi.
Inoltre, diciamo, l'utilizzo di merendine, l'utilizzo di bibite gassate, l'utilizzo di tutti questi dolcificanti in cui c'è un eccesso di zucchero, o peggio, ci sono questi dolcificanti artificiali che sono tutti cancerogeni, e la situazione è sempre più peggiorata. Bisogna ritornare a una dieta che è più vicina alla dieta fisiologica nostra. Le mestruazioni delle bambine che sono sempre più anticipate, una donna dovrebbe avere la prima mestruazione da 16 a 18 anni, e ora invece l'hanno sempre, è sempre più anticipato, proprio perché ci sono gli ormoni nelle carni, nel latte, quindi bisogna starci attenti. E oggigiorno poi si trova anche scritto da parte anche di illustri medici, illustri lo metto fra virgolette, che l'anticipo della prima mestruazione e comunque della pubertà sia nel maschio che nella femmina è legata all'uso del telefonino e dell'iPad. L'iPad. Pensate all'iPad che fa venire la mestruazione prima, ma siamo alla follia. Quello che lo fa venire prima sono gli ormoni, non certo l'utilizzo o meno dell'iPad o il fatto che la donna è più intelligente, assolutamente. Conosco benissimo tante ragazzine che vengono da paesi in via di sviluppo dove c'è un utilizzo molto basso della carne, che hanno la prima mestruazione a 16 anni, 17, 18. Io stesso ho lavorato in Tanzania, in una zona rurale dove c'era un consumo di carne pressoché nullo, aveva un'alimentazione vegana, fra vegano e macrobiotico, e chiaramente chi aveva da mangiare mangiava veramente, ma veramente bene. Adesso una domanda per Elena. Come si vive da vegetariani oggi? Perché ovviamente queste sono teorie bellissime, però molti magari si possono chiedere, sì, però se divento vegetariano sono una sociale, sono staccato dal mondo e non riesco a vivere. Dice, vabbè, un conto è essere un medico già affermato e tutto, ma un altro conto è dover fare ancora l'università e confrontarsi con i propri pari, no? Certo, io frequento appunto l'università e vivo insieme ad altre tre ragazze che non sono vegetariane e non ho nessun problema a reperire alimenti, diciamo, vegetali, anche perché la cucina tipica italiana ha moltissimi piatti vegetariani, pensiamo qua in Toscana alla pappa al pomodoro, la ribollita, gli spaghetti al pomodoro, spaghetti all'arrabbiata. Un'infinità di piatti proprio della tradizione italiana sono vegetariani e sostituisco facilmente la carne consumando tanti legumi, quindi facendo zuppe, cereali insieme appunto a legumi e anche a volte con formaggi freschi preferibilmente. E non ho appunto problemi anche a mangiare fuori casa, trovo sempre un'opzione diciamo adatta alla mia dieta, quindi anche nei ristoranti spesso se non si trova un'opzione vegetariana si può chiedere e diciamo la fanno appositamente. Comunque nella mia vita ho sempre fatto molta attività fisica e non ho mai avuto problemi diciamo di stanchezza, debolezza, ho fatto 6 anni di danza, ho studiato anche musica e non ho mai riscontrato problemi diciamo in cui mi sono sentita più stanca perché magari non ho consumato carne. Abbiamo capito che ovviamente Elena è nata vegetariana, sì. Ma invece lei è diventato vegetariano e poi vegano. Perché? Come è arrivata a questa scelta? Io sono diventato prima vegetariano perché ho conosciuto persone che erano vegetariane facendo pratiche di yoga, eccetera, e all'inizio le ho contestate come più o meno si comporta la maggioranza delle persone, no? Che si vede qualcosa di strano perché poi si vede una tradizione, soprattutto negli ultimi anni. I miei genitori che vengono dall'ultima guerra o i miei nonni che hanno sofferto la fame, per loro la carne era la ricchezza, era la salute, no? Però purtroppo non è così perché poi l'aumento di consumo di questi prodotti poi è aumentato nettamente anche l'incidenza di particolari malattie. Quello che c'è è che a questo punto ho cominciato a provare, ho cominciato a eliminare la carne, non è che ci sono riuscito molto rapidamente, ho avuto un po' di titubanza all'inizio e ho visto che stavo veramente bene, anzi stavo meglio di come stavo precedentemente. E quindi sono andato avanti per moltissimi anni con un'alimentazione vegetariana. Successivamente, dopo gli studi del professor Colin Campbell, del professore Esselstyn e di altri studiosi americani che avevano messo in guardia rispetto al consumo di latte bovino, o comunque di latte non umano. Del resto, diciamo, noi siamo gli unici esseri viventi che consumiamo latte in età adulta e soprattutto un latte di un'altra specie,
che quindi dal punto di vista fisiologico non è proprio una cosa perfetta, e quindi con una maggiore incidenza di determinati tumori ho provato ad abbandonare il latte, mi sono trovato subito bene, il colesterolo è sceso, si ha una presenza, una lucidità mentale migliore, si ha una migliore circolazione cerebrale, cardiaca, quindi più o meno questa è stata la scelta che ho fatto e sono stato felicissimo di questa scelta. E tu, Elena, avendo cominciato fin da subito a non mangiare carne, insomma, ovviamente per lei la voglia di mangiare carne c'era, ma per te non c'è mai stata voglia di mangiare carne? È una domanda che mi pongono spesso le persone. Non avendo mai mangiato carne, ti viene proprio mai la voglia di assaggiarla? E sinceramente no, non mi è mai venuta e anzi all'inizio mi dava proprio anche fastidio vedere la carne, vedere cucinare la carne, perché io non mi sembrava proprio un alimento vedere appunto pezzi di altri animali e appunto crescendo non mi è mai venuta la voglia di assaggiare nemmeno il pesce, perché appunto è come se per me non fossero proprio alimenti, quindi non li considero proprio e nemmeno sento che il mio corpo me li chiede, anzi se sento un odore forte passando in mezzo a un mercato mi dà fastidio, cioè sento proprio che il mio corpo rigetta, diciamo, questa sostanza. Ma allora, lei è medico chirurgo, quindi una domanda spontanea viene, sicuramente viene non da tutto il pubblico, perché c'è anche del pubblico vegetariano, però insomma la maggior parte degli italiani per adesso non sono vegetariani, quindi in quanto medico, lei non considera la dieta vegetariana o ancor più vegana un po' pericolosa per la salute, forse sulla lunga? No, perché è quella fisiologica. Del resto, diciamo, per la prevenzione di determinate malattie e anche per la terapia, perché c'è remissione di queste malattie. Soprattutto le malattie cronico-degenerative, partendo dalla sindrome metabolica, che è la più grave, che ormai è la grande epidemia dell'Occidente. La sindrome metabolica è una triade, obesità, ipertensione e diabete. Un bambino su due di quelli che nascono oggi, a un certo momento della vita, soffrirà di diabete. È gravissima questa situazione, legata proprio al tipo di alimentazione. Il secondo aspetto, poi ci sono delle malattie cronico-degenerative, le malattie neoplastiche, le malattie autoimmunitarie. È un'epidemia terribile, è una strage, peggio delle epidemie di peste. Non ci rendiamo conto perché non muoiono tutte le persone nello stesso giorno. Ma io vedo intorno a me che è un continuo, insomma, è veramente una strage. È una spesa sanitaria sempre più alta, i servizi sanitari nazionali non sono più in grado di mantenere una spesa di questo tipo. Il servizio sanitario nazionale, se non cambiamo rapidamente l'alimentazione, terminerà. Bisogna starci molto attenti, bisogna cominciare a curare le nostre malattie prevenendole. Però la prevenzione non è il check-up, non è la mammografia o la colonoscopia o l'ecografia prostatica, indubbiamente importanti, intendiamoci bene, non è che dico che non sono importanti, ma questa è una diagnosi precoce. La vera prevenzione comincia dallo stile di vita, quindi da quello che mangio e da come mi muovo. Quindi non mi voglio ammalare, ci dicono ormai le più grandi associazioni contro il cancro del mondo, 5 porzioni al giorno di frutta e verdura cruda, mangiare soprattutto cereali integrali e legumi. Questa è la base, 5 porzioni di frutta e verdura cruda, cereali integrali e legumi. Eliminare alcolici, eliminare carne, pesce, uova, latte, derivati che non fanno male alla salute. Perché? Perché era l'alimentazione, poi tutto sommato, se andiamo a vedere dal punto di vista fisiologico dei nostri predecessori, quando l'uomo tutto sommato mangiava secondo natura e secondo proprio istinto. Bisogna ritornare a un discorso di questo tipo. Quindi anche per la prevenzione tumorale specificamente? La prevenzione anche per la... sia una remissione, diciamo, una guarigione mi sembra, una notevole remissione, soprattutto qualsiasi tipo di terapia che faccia la persona con neoplasie facendo un tipo di alimentazione di questo tipo, anche neoplasie abbastanza avanzate. Ho vari pazienti, ma non soltanto io chiaramente vedo l'esperienza mia, però vedo tantissimi altri miei colleghi che seguono un certo tipo di alimentazione e che utilizzano l'alimentazione come terapia, in cui effettivamente si vede proprio una remissione di queste gravissime patologie. E lo stesso, diciamo, delle patologie autoimmunitarie
delle patologie, tipo ecco, le patologie autoimmunitarie, lupus, artrite reumatoide, morbo di Crohn, colite ulcerosa, sclerosi multiple, eccetera. Ecco, tutte queste malattie hanno un netto miglioramento con un'alimentazione vegana stretta. Bene. Avendo vissuto tutta la tua vita, che ormai supera i 20 anni, che sono pochi nella vita di un essere umano, ma sostanza abbastanza sul pianeta Terra, avresti delle idee per la società civile riguardo al vegetarianesimo? Per esempio, se ti sei sentita bene accolta nelle mense o meno, se ti sei sentita bene accolta, per esempio, come vedi la televisione, se secondo te questa... se vedi, se ti sembra che il dibattito sia sano o meno a livello pubblico, insomma, come vedi la società civile rispetto al vegetarianesimo da giovane? Secondo me la società di oggi ancora, diciamo, vede con molta diffidenza il vegetarianesimo, anche se si è aperta sempre più negli anni, anche perché io ad esempio vivo a Firenze e solo qua a Firenze negli ultimi anni c'è stato un boom di ristoranti, negozi, che si occupano proprio di alimentazione sia vegana che vegetariana, quindi di sicuro c'è stata molta più apertura. Avendo lavorato, diciamo, nelle scuole, ho notato quanto spesso nelle mense scolastiche mancano diciamo, le opzioni adatte a chi vuole seguire una dieta priva di alimenti che derivano appunto dagli animali. Quindi la mia proposta, diciamo, per far sì che questo tipo di alimentazione raggiunga più persone, sia partire proprio dall'infanzia, educare a un'alimentazione sana e ricca di verdure, di frutta, proprio anche all'interno delle scuole, quindi proponendo pasti più sani e senza prodotti derivati dagli animali. E invece lei, da medico chirurgo, non soltanto ha delle idee, ma ci ha anche lavorato, c'è stata una proposta di legge addirittura. C'è stata una proposta di legge di Mirko Busso, che è un deputato dei 5 Stelle, che lui ha fatto questa proposta, poi fra l'altro accettata trasversalmente dalle varie forze politiche, per dimettere un giorno alla settimana tutte le mense, sia lavorative che scolastiche, vegane, e da dare l'opzione vegana. Allora questa purtroppo poi si è incagliata, perché poi ci sono tante lobby, anche se tantissimi deputati erano d'accordo su questa legge. E la cosa comunque che è stata fatta è stato questo, che il TAR di Bolzano, con una sentenza, che è una sentenza che ovviamente poi va applicata a tutti i TAR, ha dichiarato che chiunque ha un figlio che vuole fare l'alimentazione vegana la può fare nelle scuole, senza problemi, senza portare certificati medici come fino ad ora era stato fatto, proprio perché è stata accettato come un'alimentazione sana e che quindi fa bene al bambino, e quindi diciamo chiunque lo può fare. Io per esempio mi ero trovato facendo parte fra l'altro del comitato scientifico dell'Associazione Vegana Italiani delle lettere di medici, anche tempo fa c'era stato un problema di una bambina a Vicenza che non era stata accettata all'asilo nido perché è vegana, e con una lettera fra l'altro di una dottoressa, non so di quale servizio sanitario su di Vicenza, che diceva che l'alimentazione vegana era un'alimentazione errata per bambini. Io molto gentilmente ho risposto a questa signora, a questa collega, riportando dati scientifici, non è che mi sono basato su altri fatti, e la cosa si è risolta felicemente, perché poi la bambina è stata accettata nella scuola e questo pregiudizio è crollato, questo problema che si aveva. È importante. Noi, l'uomo stesso, poi fra l'altro non ha una storia violenta. Io mi ricordo per esempio quando ero piccolo, nel mio paese abitavo in campagna, ci abito tuttora, e avrò avuto 2 anni e mezzo, 3 anni, e vicino a casa mia hanno ucciso il maiale. Non so se sapete come veniva ucciso una volta il maiale, veniva preso un coltello affilato, gli veniva piantato nel cuore e poi girato dentro il cuore perché perdesse tutto il sangue, non so esattamente che tipo di lavorazioni facessero. E mi ricordo questo maiale che lo presero 4 persone, ero piccolo ma avvicinato un pochino, e poi venne un altro con questo coltello e questo animale cominciò a urlare. Ma io fuggi dall'altra parte del paese, terrorizzato, ho continuato notti e notti a sognare questo maiale che urlava. Dopodiché chiesi a mio padre, dice, ma perché continuiamo a mangiare gli animali visto che soffrono così e ne possiamo fare benissimo a meno? E lì la classica risposta dei genitori, dice, perché gli animali sono messi lì apposta per essere mangiati.
Non è così, gli animali hanno una loro storia come tutti noi. Questa è una visione specista, si chiama. Lo specismo va contro il rispetto della natura e va contro il rispetto della vita degli altri. Cartese è stato un grande specista, perché lui diceva che gli animali erano come macchine e quindi non soffrivano. Però chi ha il gatto, chi ha il cane e conosce gli animali sa benissimo che anche loro soffrono come noi e forse in certe situazioni anche di più.